Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: volto storico di Uomini e Donne, Tina Cipollari è un personaggio decisamente sui generis. Si è sempre dimostrata oltre le etichette della TV, ma soprattutto non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa, anche se in molti casi non ha riscontrato il favore del pubblico. Schietta e diretta è considerata l'acerrima nemica di Gemma Galgani, che ha più volte invitato a lasciare il trono over non concorde con alcuni suoi atteggiamenti a suo avviso infantili. Tina Cipollari: speravo fosse lui ad essere squalificato per primo. E se in TV Tina Cipollari è vivace e senza peli sulla lingua sui social, preferisce mantenere un basso profilo. Seguita da molti followers, Tina non ama entrare in polemiche virtuali e a quanto pare non è appagata dal confronto ideale realizzato in rete. È anche per questo che spesso evita di commentare o rispondere a dibattiti che ritiene sterili e non finalizzati a far valere le proprie ragioni. Un modus operandi il suo molto simile a quello di Simona Ventura, che tendenzialmente si tiene lontano dalle polemiche social. Le due showgirl non hanno mancato in queste ore di commentare il caso Bellavia. Durante la puntata di ieri del VIP 7, Alfonso Signorini ha puntato i riflettori su vari concorrenti, criticando il modo in cui non hanno mostrato sensibilità nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum Bam. In rete si è parlato di isolamento e di bullismo, e ciò ha costretto il GF a prendere seri provvedimenti. Di ufficio è stata eliminata Ginevra Lamborghini, mentre il televoto flash ha messo alla porta rossa Giovanni Ciacci, ritenuto dal pubblico tra i più offensivi dei concorrenti nei confronti di Bellavia. Tina Cipollari e Simona Ventura al vetriolo contro Ciacci. L'eliminazione di Giovanni Ciacci è stata accolta dalla rete con entusiasmo. Tra i vari fans del programma anche alcuni VIP hanno dimostrato la loro approvazione in merito all'esito del televoto. Sia Simona Ventura che Tina Cipollari sono state molto felici dell'esclusione del costumista, e questo anche perché l'opinionista è stata più volte accusata da Ciacci di bullismo nei confronti di Gemma. Peccato, pensavo fosse lui il primo ad essere squalificato stasera, ha scritto Tina Cipollari. Ciacci si è fatto riconoscere, ha affermato Simona Ventura. Amedeo Venza ha anche aggiunto che voci di corridoio sostengono che Ciacci, a causa del suo carattere cinico, non è ben voluto nell'ambiente dello spettacolo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.